E la giunta Brucchi, quella di Teramo, come ha detto qualcuno, la giunta dei due Paolo, vale a dire Gatti e Tancredi. Vista la composizione, è chiaro che il parlamentare e il consigliere regionale sono i punti di riferimento di quasi tutti gli assessori, ma i due rivendicano solo un ruolo di appoggio al sindaco. La giunta Brucchi è stata varata, il sindaco l'ha annunciata, insomma io comprendo la necessità di fare titoli di giornale, ma insomma questa è la giunta voluta dal sindaco e voluta dai cittadini. Quando si fa una giunta, qualcuno che ci rimane un po' male c'è sempre, un organigramma, ma come dicevo ieri, gli assessori sono collaboratori del sindaco, i consiglieri sono quelli che devono dare consigli. Se uno ha idee può fare tanto il collaboratore quanto il consigliere. Tra collaborare e consigliare non c'è questa grande differenza. Se uno ha idee, ha cose da dire e vuole dare un contributo per la sua città. Io sono stato, diciamo, il coordinatore di una lista, che è quella del nuovo centrodestra, che ha avuto un ottimo risultato e quindi, insomma, c'è una componente di giunta forte nostra con deleghe importanti. Sono felice perché il sindaco, che ha autonomamente scelto le deleghe, ha voluto, insomma, qualificare la nostra presenza e la nostra componente. Dopodiché mi sento un po' di avere un po' di partecipazione in tutta la giunta, anche nello stesso sindaco che oggi si ripresenta per affrontare questo suo secondo mandato. Credo di averci un po' messo anch'io nella sua elezione 5 anni fa e nella sua riconferma in questo.